Terra, acqua, fuoco, aria, gli elementi. Così la natura diventa ceramica italiana. La ceramica viene prodotta in meno di un'ora, ma dura per decenni, per tradursi in eccellenza e bellezza italiana che vive nel presente, per il futuro. Buonasera ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi Tg. Svolte nelle indagini relative alla rapina avvenuta ai danni di un benzinaio sassolese lo scorso 12 settembre a Veggia di Casalgrande. Nel corso della colluttazione avvenuta mentre l'esercente stava depositando l'incasso della giornata ad un bancomat, la vittima era stata ferita alla gamba con un colpo di pistola. Il nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia, assieme ai colleghi della sezione operativa di Casal Grande e Sassuolo, nel corso delle indagini ha fermato un ventottenne pregiudicato, Sassolese su cui sussistono indizi di colpevolezza per tentato omicidio, rapina, porto illegale di munizioni e simulazione di reato. L'uomo è inoltre accusato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel caso è coinvolta anche la fidanzata dell'uomo, una 26enne abitante nel Reggiano. Adesso gli investigatori sono al lavoro per identificare anche l'altro complice nella rapina. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni in programma domenica, anche a Sassuolo sono stati diversi gli incontri organizzati. Il servizio. In vista delle elezioni politiche in programma per domenica sono state diverse le iniziative di campagna elettorale organizzate in città nei giorni scorsi. Tra i politici che sono giunti sul territorio per incontrare i cittadini ci sono il segretario PD della regione Emilia Romagna Luigi Tosiani, il senatore DEM e candidato alla Camera Stefano Vaccari, il consigliere regionale PD Luca Sabattini e l'eurodeputata Elisabetta Gualmini. I quattro, coordinati dal segretario cittadino Dem Lorenzo Ravazzini, hanno parlato agli elettori di ciò che il PD ha attuato a livello regionale, nazionale ed europeo a tutela dei soggetti più colpiti dalla crisi economica dovuta alle problematiche dell'approvvigionamento energetico. Lavoro, democrazia, Europa, futuro, giustizia e scuola sono stati invece i temi che hanno interessato l'incontro organizzato al Circolo Allete Pagliani che ha visto protagonisti a Bobacarso Moro ed Enza Rando, candidati per la coalizione di centro-sinistra al Collegio Uninominale di Modena di Camera e Senato. Tra i temi toccati da Sumaoro, quello delle bollette, l'urgenza di definire un piano di edilizia pubblica per agevolare i giovani ad andare a vivere da soli e i cittadini a vivere meglio, e lo ius soli. La politica, ha detto Sumaoro, si è allontanata dai bisogni. L'oggi ci richiede di mettere da parte l'ego e rimettere finalmente al centro la parola a noi, vedendo la politica come passione, ideale, comunità. Il voto che chiediamo è un voto capace di portare a lavorare insieme. Ieri invece è stato il turno di Matteo Salvini, il leader della Lega in piazza Garibaldi, davanti ad una platea di circa 500 persone, ha iniziato il proprio comizio parlando del problema energetico, per poi passare a temi come l'abolizione della legge Fornero, il lavoro, l'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina per sopperire alla carenza di infermieri e medici e il rifiuto di adozioni tra genitori dello stesso sesso. Amore è libertà, ha detto, e ognuno deve avere il diritto di amare chi vuole. Un bambino tuttavia nasce da una madre e da un padre, e così deve rimanere. Ultimo argomento affrontato dal leader del carroccio, quello dell'immigrazione. Gli stranieri in Italia da tempo che pagano le tasse, ha concluso, sono miei fratelli e sorelle. Ma non possiamo permettere, come vorrebbe la sinistra, che si verifichi un'immigrazione libera e senza controllo. Non importa dove nasce una persona, importa come è fatta. Ci sono molti italiani scorretti, facciamoci bastare quelli. Non ci serve introdurre nel paese persone che spacciano o clandestini. E rimaniamo in tema elezioni perché a pochi giorni dal voto abbiamo raccolto un invito ai giovani da parte di due esponenti della politica locale. Prossimo fine settimana di elezioni perché è importante andare a votare. Beh, andare a votare è importante perché, come tutti gli appuntamenti elettorali, anche questo su scala nazionale segna eh, come dire, la possibilità per un paese di cambiare il proprio destino. E soprattutto per i giovani i miei coetanei, io penso sia il momento in cui davvero il diritto al voto debba essere esercitato, proprio nell'ottica di guardare come dire, a quello che verrà. Sappiamo che i giovani under 35 hanno una percentuale di astensionismo al voto di circa il 50%, una cosa secondo me piuttosto grave, dobbiamo riportare i ragazzi a votare, dobbiamo soprattutto farli capire qual è l'importanza del voto. Con la nuova riforma sappiamo che il numero dei parlamentari si è ridotto, sappiamo che dai 18 anni si potrà votare per il Senato, credo sia il momento per una generazione di andare al voto e di fare sentire la propria idea la propria forza. Come mai, nonostante nei programmi si parli dei giovani, l'astensionismo, secondo voi, è così alto? Ma, eh, sicuramente il calo di fiducia nella politica è dovuto anche ad anni di politica che hanno guardato poco ai giovani. Il grande auspicio che tutti noi abbiamo, anche come rappresentanti e delegati giovanili dei singoli partiti, è quello che eh, finalmente si metta mano eh, diciamo così, a un programma di riforme serio e, e, e ovviamente eh, concreto proprio per le, le generazioni giovani, insomma, per la gioventù. I programmi spesso sono giovanili ma non per i giovani, e questo è questo il grande problema. E I programmi che vengono in, diciamo, inclusi sia in tutte le aree politiche, vengono stilati da centro-destra, centro-sinistra, spesso hanno iniziative accattivanti per i giovani ma non sono programmi strutturali nelle politiche di bilancio e nelle politiche pubbliche e quindi non vengono realizzati alla fine dei conti nel modo corretto e questi giovani lo capiscono e vengono delusi da ciò. Quindi troppa disillusione verso il futuro e poca speranza nelle istituzioni. Ma non direi poca speranza nelle istituzioni, la speranza sicuramente rimane, bisogna però come dire, cercare di realizzare davvero quello che si è promesso e quello che si è come dire, ventilato nel tempo. L'unica speranza per noi, per, per riportare i giovani, i nostri coetanei al voto, è proprio questa, cioè dare risposte serie e concrete a persone che non sono bambini, ma sono persone con le quali si deve e si può solo dialogare. Sì, concordo con Edoardo, ci vuole concretezza nelle scelte, nei programmi. I giovani non sono un pezzo di, del pianeta Marte, sono un pezzo del pianeta Terra, un pezzo del pianeta Italia. Le politiche pubbliche e le politiche di bilancio per i giovani devono essere serie, concrete e soprattutto realizzate. Non si può sempre parlare dei giovani come una categoria sull'ultra universo, ma bisogna parlare di giovani in modo tangibile. Magari anche il fatto che i rappresentanti possano essere loro stessi giovani come siete voi, può riavvicinare anche le persone che hanno più disillusione verso le istituzioni a, appunto, alla politica? Beh, questo, questo è quello che noi tutti ci auguriamo, penso che sia io che i nostri amici abbiamo interesse che questo succeda, è chiaro che poi se la risposta politica tarda ad arrivare o non arriva proprio, come è successo purtroppo in... in... Nel 90% del, dei partiti appartenenti all'arco parlamentare si fa più fatica, è inevitabile. Insomma, però il coinvolgimento politico c'è, ci deve essere perché riguarda noi. Quindi, insomma, se, la politica, se noi non ci interessiamo alla politica, è poi questa che si interessa di noi. Quindi. La cosa che posso dire ai ragazzi tanti che hanno seguito il nostro percorso ma che in generale vogliono impegnarsi e di impegnarsi, di mettersi in gioco e di provarci e soprattutto affrontando anche quelle che possono essere le delusioni e le sconfitte perché fare politica non è sempre bello ma fare politica è necessario, è necessario per il nostro territorio ed è necessario per una cittadinanza attiva e consapevole. La nave Palazzo del Centro Storico, situato tra via Fenuzio e Largo Barozzi, presto dovrebbe lasciarsi alle spalle la situazione di degrado che la caratterizza ora. L'architetto Grazia Franzoni, in qualità di consulente per la progettazione e direzione artistica della nuova proprietà, la società Atena infatti sta lavorando al progetto di recupero dell'edificio. La nave ospiterà abitazioni e la sua riqualificazione prevede due piani interrati con garage. e cantine, utilizzo di laterizio termico evitando il cappotto, esterno, tetto in legno e posizionamento del fotovoltaico. E ora passiamo allo sport. <sussurra> Sono stati 548 gli atleti che domenica scorsa hanno partecipato alla tredicesima edizione della Corri Sporting, gara podistica non competitiva tra le colline sassolesi e il percorso ciclopedonale sulle rive del Secchia. Tra le società a contare il maggior numero di iscritti è stata la città nova, seguita dalla Guglia, Sassuolo e Madonnina. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi, vi diamo appuntamento come sempre, a domani! Buona serata!